Buongiorno carissimi amici di Realtin TV, oggi abbiamo il piacere di ospitare Franco Stefanini che da oltre 20 anni si occupa di risarcimenti medici per errori derivanti dalla responsabilità medica ed errori medici. È tutto un programma qui. È qui per presentare questo suo libro che si chiama Paziente preparato, paziente salvato, guida pratica per tutelare e proteggere il diritto alla salute. Edito da Jolly Roger, benvenuto da noi Franco. Grazie, grazie a voi. Buongiorno Passo la linea subito alla nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy. direttore, buongiorno a lei, benvenuto Franco, un piacere averti qui con noi. Piacere mio. Allora Franco, come giustamente ha già anticipato il direttore, oggi ci occuperemo di una tematica molto, molto importante che tu poi hai anche espresso attraverso questo libro di cui parleremo, però subito ti chiedo della CoRoCa, di questa insomma associazione di cui tu sei presidente e fondatore, di cosa si occupa? Raccontaci un po'. Beh, insomma, si occupa di risarcimenti medici, si occupa di attività per la difesa dei diritti del cittadino che è entrato in contatto con la sanità e richiede di essere stato danneggiato. Questa è una società che se ne occupa oramai da 20, oltre 20 anni oramai, e abbiamo avuto una lunga esperienza con tantissimi cittadini che, incrociata la sanità, ritengono di rimanerne vittima, di subire un danno. Molti, devo dire, poi non sono poi così forti da un punto di vista dell'errore né della sanità, perché spesso si confonde anche il problema dell'errore con la maleducazione. Se c'è una cattiva gestione del rapporto, non vuol dire che il paziente non venga curato bene. Mentre invece, spesso si incappa in errori davvero grossi e si stenta proprio a comprendere. E da lì abbiamo visto nel tempo che il cittadino è un po' nudo di fronte a una sanità che può molto, che mai come oggi è riuscita a curare, a alleviare il dolore, a risolvere i problemi, ma nello stesso tempo genera un sacco di scontento e di contenzioso. E da qui la voglia di fare un libro, di scrivere qualcosa per cercare di aiutare Ecco, io queste faccio vedere sventure. subito il libro di cui stiamo parlando, eccolo qui, lo ripeto, insomma, paziente preparato, paziente salvato, guida pratica per tutelare e proteggere il diritto alla salute. Allora, edizioni Jolly Roger, collana Medicina Sì. Ci siamo già occupati di questa collana, che è appunto una collana che ha, come dire, la collaborazione al suo interno di un team poi di specialisti. Però la cosa che mi ha anche colpito è che è una collana che vuole essere una guida anche pratica attraverso i suoi testi, proprio per aiutare chi non è del settore a poter essere informato, quindi a potersi un po' barcamenare in situazioni un po' più, diciamo, specifiche. E anche in questo tuo caso, questo è veramente un piccolo manuale, una piccola guida. Ecco, Franco, quanto è importante che il paziente capisca, che sia informato, che appunto sia avvisato? Sì, il paziente avvisato, paziente salvato, è un modo per dire attenzione, perché la sanità può molto, però bisogna sapersi interfacciare, la sanità non fa miracoli. E è una guida per dire non fai da te, non si può fare da te in sanità, abbiamo bisogno del medico, quindi un medico come tutor, un medico come guida. Scegliersi un medico dovrebbe essere il medico di famiglia. Il medico di famiglia ha un valore inestimabile per la salute del paziente. Spesso è sottovalutato, forse spesso è bistrattato, ma è una figura importantissima. Se non si va d'accordo, se non ci piace, cambiamolo. Ma cerchiamo di avere un rapporto, andiamo a trovarlo, parliamoci, facciamoci guidare. Non andiamo a fare esami e visite specialistiche di nostra iniziativa o perché ci ha consigliato qualcuno al bar o qualche parente. Facciamoci guidare da un medico. Se il medico di famiglia non va bene, non ci piace, troviamoci uno specialista. Faccio un esempio. Se uno ha un problema cardiologico, per esempio, scegliamoci un cardiologo. Facciamoci seguire da un cardiologo. E cosa può fare per noi? Oggi si parla tanto
di pronto soccorso intasato, di medici che scappano dal pronto soccorso. Bisogna evitare le emergenze per quanto possibile. Come si fa a evitare un'emergenza? Bisogna essere seguiti da un tutor medico che ti segue, che ti gestisce e se c'è un'urgenza te la può in qualche modo gestire, non finire al pronto soccorso con un infarto o un intestino perforato. Facciamoci seguire. Un medico come tutor guida non per fare da sé, ma guida per avere un'informazione su come poter utilizzare al meglio la sanità nazionale, i medici nazionali, e avere una vita per quanto possibile più sicura, più tranquilla, più autonoma. Ecco, il medico di base appunto è una cosa fondamentale, però vedo che ci sono anche quattro regole fondamentali che tu hai qua individuato in questo libro, quindi quali sono? Beh, le regole non sono solo quattro, sono tante le regole, ma da un punto di vista la prima regola è non fare da sé, il primo principio. Il secondo è essere consapevoli della propria patologia. Non abbandonare al farmaco o al medico la propria guarigione, ma informarsi, avere un rapporto con il medico, partecipare alla terapia. Questa è una regola di base. Cercare sempre di essere informati, cercare se siamo costretti ad andare in un ospedale, cerchiamo anche l'ospedale che è più adatto a noi. Non andiamo nell'ospedale più vicino, perché di solito si cerca l'ospedale più comodo per essere più facilmente visitati dai parenti. Ma in Italia ci sono tantissime eccellenze. Se uno ha un problema, per esempio, ora mi viene in mente l'esofago, se c'è un problema esofageo, ci sono delle eccellenze stupende in Italia, una vicino a noi, che è a Pisa, ma c'è qualcosa anche a Milano. Se c'è un problema di ortopedico, guardiamo le strutture ortopediche migliori in Italia. Voglio dire, per i problemi più importanti, per quelli meno importanti, se c'è una distrazione, se c'è una frattura importante, una protesi importante, bisogna andare a cercare l'eccellenza. Si sta muovendo anche l'Agenas, è uscita ora una nuova classifica degli ospedali italiani, cosa in Italia non era mai stata fatta. Cioè, si è cercato, in osservanza anche a quella che è la legge Gelli, che cosa diceva la legge Gelli, che cosa dice? Dice in qualche modo il cittadino dovrebbe sapere se entra in un ospedale che possibilità ha di essere curato bene, perché ci sono delle percentuali di guarigione tutte le volte che uno viene curato dentro un ospedale. E allora il cittadino dovrebbe saperlo, dovrebbe sapere, se, perché ci sono ospedali in Italia che se entri con un infarto hai un certo numero di possibilità di uscirne vivo e altri ospedali ne hai un pochino meno. Quindi ci sono le eccellenze e quelle che sono meno eccellenti, meno efficaci. Questo non è che voglia dire che lì ci sono i medici peggiori, vuol dire che se, una cosa che dico sempre, andreste a farvi curare un dente da un dentista che cura 3 denti l'anno? O andreste a farvi curare un dente da un ginecologo? Non ci pensereste nemmeno. Quindi chi fa tot attività in un anno ha una certa esperienza, chi ne fa la metà ha meno esperienza, ha meno capacità, ha meno sistema. Quindi avere la possibilità di poter scegliere in caso di necessità un ospedale che è più adatto alla tua patologia vuol dire avere più possibilità di guarire prima e di guarire meglio. Faccio ancora un altro esempio. Le ecografie, che sono un passaggio fondamentale della vita, perché nella gravidanza, per esempio, vabbè, ma non c'è un solo livello, perché l'ecografia è dipendente dallo strumento e dipendente dall'operatore. Allora, sapere che ci sono degli strumenti e degli operatori di primo, secondo e terzo livello è importante, perché vuol dire allora che mi vado a fare la prevenzione da chiunque, se esiste, se arriva però un problema,
ho un sospetto, l'approfondimento lo devo passare a livello superiore, perché se lo faccio sempre allo stesso livello, non c'è possibilità. Quindi l'informazione ti può salvare la vita. L'informazione, che non è un'informazione, uno si deve fare una cultura, non è un'informazione che va sempre da sé, ma la fa attraverso un medico che lo può guidare, perché esiste la possibilità, sempre all'interno del piano nazionale, del sistema sanitario nazionale, di curarsi in un modo migliore rispetto all'ospedale che può essere più vicino o rispetto alla struttura che noi conosciamo. Certo. Poi quanto entrano invece in ballo le figure professionali come te o altre figure che servono anche proprio di supporto e di aiuto non solo al malato, ma a volte anche ai parenti, perché poi a volte ci sono situazioni dove chiaramente sono malati gravi, dove i parenti poi hanno anche loro insomma delle problematiche, vanno assistiti. Noi siamo stati assaliti da questo problema, cioè noi abbiamo avuto una valanga di richieste di informazioni e di contatto da chi non trovava una soluzione al proprio disagio patologico all'interno del sistema sanitario, perché spesso la soluzione di un problema sta anche nella capacità di avere un'informazione. Ti spiego meglio. L'esperienza di una nostra cliente, paziente in una situazione abbastanza grave, che ha subito una serie di interventi demolitivi, per cui per esempio si deve fare, una donna giovane, l'autocateterismo, che vuol dire avere un'impossibilità alla mizione, si deve fare l'autocateterismo. Lei mi dice: guarda, all'inizio l'ASL mi passa un catetere che è grosso così e lo devo mettere in una borsa del supermercato. Voi pensate, uno va per esempio a cena con fuori e se deve andare in bagno deve prendere una borsa del supermercato e andare in bagno, oltre al disagio funzionale eccetera. Esistono poi attraverso l'associazione dei malati, che ce ne sono tante, una sventurata, una compagna di sventura dice: guarda, ci sono dei piccoli cateteri così, che sono come uno strumento da trucco che usate voi, te lo puoi mettere in borsetta, sono comodi, sono facili, devi fare una richiesta e te li passano, ci sono. È un'informazione che spesso il medico non ha, ma che attraverso lo specialista o attraverso un'associazione dei malati riesce a ottenere. E questo vuol dire che ti cambia la vita. O lo zaino della nutrizione parenterale, quando c'è la necessità, che se no ti devi mettere con una flebo e devi stare fermo 15 ore, invece puoi avere lo zaino o il tuo compressore e hai una certa libertà. O ancora i tipi di terapia, ci sono delle terapie complementari che vengono fatte all'interno degli ospedali nazionali normalmente dai docenti nostri, dai professionisti nostri, che però vengono fatti solo da alcuni ospedali, e devi avere la giusta informazione. Come ce l'hai? Dallo specialista o dall'associazione dei malati, oppure informandoti e prendendo del tempo. Quindi la salute o la risoluzione di una patologia è sempre un impegno, quello che è importante è che la diagnosi e la terapia aspetta al medico, ma è una possibilità del paziente partecipare a una migliore terapia, e quindi ricercare l'informazione per potersi curare meglio e poter partecipare alla cura. Certo. Sto parlando troppo, dimmi la verità, devo parlare meno, va bene. No, intervengo per un altro motivo, ovviamente. Avrei due domandine da fare che mi frullano, mi sono venute così ascoltando, ovviamente. Innanzitutto, qual è la percentuale in numeri, fra virgolette, del risarcimento che va in porto in situazione? Allora, i numeri sono così. Per guardare i numeri del danno, delle possibili eventi avversi, io suggerisco sempre, c'è Marcello Rivellini, che per me è
è un maestro che è docente al Politecnico di Milano, proprio di statistica medica, e può dare e dà delle informazioni abbastanza precise, quindi queste si possono trovare lì. I numeri del contenzioso sono enormi, i numeri dei successi, abbiamo i successi giudiziali, non noi ci occupiamo prevalentemente di quello che è diretto, cioè noi che cosa fa, qual è il nostro lavoro? Il nostro lavoro non è portare i medici in giudizio o denunciarli ancora in penale, come avviene spesso, no? Che cosa succede quando uno crede, un paziente crede che gli abbiano fatto un qualcosa di male? Vado dai carabinieri, denuncio e il medico si trova con una querela addosso. È troppo comodo, no? Noi diciamo sempre, attenzione, venite da noi, vi ascoltiamo, studiamo quello che è successo e vediamo se c'è stato un errore o no. Se c'è stato un errore, non è che dobbiamo andare subito al tribunale, anzi, neanche giusto. Andiamo noi, ci andiamo direttamente, cioè noi con i nostri tecnici, noi io e con i medici specialisti, e andiamo direttamente alla controparte e gli diciamo, signore, cioè gli diciamo, c'è una procedura, io ho detto in un modo un po' troppo sbrigativo, no? Si tratta di avere la perizia, si tratta di avere lo studio, si tratta di aver individuato l'errore, di aver individuato il danno con il nesso di causa, si tratta di aver mandato la lettera, si tratta di farsi aprire un sinistro, insomma c'è tutta una procedura abbastanza complessa e dispendiosa anche in termini di risorse, fino a che c'è un sinistro aperto e c'è un'istruttoria in corso. L'istruttoria che cosa mira? L'istruttoria mira, uno, a vedere se c'è qualcosa che non è andato o ha funzionato, perché nella maggioranza dei casi non è il medico che è uno che vuole ammazzare la gente, ma è una situazione, un protocollo, una gestione del malato che non funziona. Posso fare anche degli esempi, ma mi dispendo troppo. Diciamo che ci sono dei protocolli di lavoro o della gestione in certe situazioni con colli di bottiglia che impediscono il controllo. Faccio un esempio, perché sennò non funziona. Se per esempio il passaggio fra un turno e un altro, il turno che ha operato è stanco o ha troppo da fare o ha avuto delle urgenze e non lascia un dettaglio dell'evento del paziente in modo che sia fruibile velocemente dal turno che segue, in caso di crisi del paziente, il medico che si trova a intervenire si trova al buio, perché da qui che ha capito non trova la soluzione. Quindi questo non è colpa della poca capacità professionale del medico, ma è un disturbo, un qualcosa che non va nella gestione del paziente, nella corretta gestione del paziente. Quindi noi dobbiamo fare questo e renderlo noto alla struttura, con la segnalazione possibilmente all'ACNAS. Perché? Perché si sappia che allora c'è un evento avverso e bisogna impedire il ripetersi di questo evento. Perché se non so che esiste un evento che magari si ripete pure, questo continua a ripetersi. Se c'è un qualcosa che non va, genera il ripetersi degli errori. L'esempio della strada, se in un incrocio ci sono troppi incidenti, bisogna mettere un semaforo, una rotonda, o cambiare il senso, bisogna fare qualcosa, no? Allora, però arrivo alla domanda, perché non me ne sono dimenticato. Allora, il numero del contenzioso giudiziale è enorme, la soluzione positiva per il danneggiato è minoritaria, il sistema vince, e vince per due ragioni. Perché il sistema è molto più forte, pensate alla quantità di medici e di avvocati che il sistema ha, l'ospedale ha un numero, ha una maggiore competenza e controllo e il cittadino deve finanziarsi, perché deve tirare fuori i soldi, deve trovare il professionista giusto, perché non basta essere avvocati, non basta essere medici legali. Non voglio dire più o meno bravo, ma bisogna avere una competenza specifica in quel settore. Quindi, se l'avvocato fa un po' di tutto, è bravissimo da un punto di vista della legge, però che cosa fa? Bisogna stare attenti a finire
con tutte le osservazioni delle regole in un processo che non finisce mai. Ecco, ma farei questo esempio io, cioè in questo senso ho capito perfettamente dove stai andando a parare, e ovviamente come in tutte le situazioni si può parlare per ore e ore, ma non se ne viene fuori, no? Perché chi è più forte in genere riesce a portare avanti il suo discorso. Ma perdonami, per questo ti dico, delle volte non andare in giudizio, ma essere ben sistemati da un punto di vista tecnico, no? Cioè andare dalla controparte e dirgli: guarda, è successo questo, certo. Che diavolo è successo, perché è successo, ma lo sapete, spesso trovi anche... No, io ti dico, ho dei medici, sono diventati amici dopo che gli ho scritto per i danni. Cioè, uno a Torino che siamo diventati amici perché gli ho scritto, l'ho firmata io, ma gli ha scritto l'azienda, no? Chiaramente. Per questo ha alzato il telefono e mi ha chiamato. La gestione è fondamentale, chiaramente, però voglio ricordare che ci si trova anche con persone che magari anche proprio psicologicamente e fisicamente si ritrovano in situazioni di sofferenza, situazioni particolari, perché spesso tanti pazienti subiscono comunque delle ingiustizie, ma lasciano perdere, per esempio, o per una questione economica, oppure perché, e lo dico proprio anche per esperienze molto vicine, per il dolore, la sofferenza di quello che si è anche subito, soprattutto quando i pazienti purtroppo non ci sono più, diciamo che non si ha neanche la forza poi, e forse non interessa neanche di continuare. C'è un discorso economico, c'è un discorso anche, io voglio dirlo, c'è anche un'omertà di categoria, perché c'è un'omertà poi anche a livello di sistema, di medici, di sistema, di tutto. Cioè, sono tante cose abbastanza difficili, però ciò non toglie che i professionisti sono fondamentali nell'aiuto, chiaramente. Però ci vuole una bella forza anche per dire: ok, ho voglia di avere giustizia, perché a volte non ce la si fa neanche. Ecco, ma chi giudica il malaffare, fra virgolette? Cioè, il sistema c'è ed è buono, che poi funziona o non funziona, un altro discorso. Il giudice in prima istanza tu scrivi dicendo la tua e dimostrandola, dall'altra parte l'ospedale, se è l'ospedale, apre quella che è un'istruttoria, cioè apre il sinistro e ti dà una risposta da un responsabile della procedura. Se ha un'assicurazione, coinvolge l'assicurazione e parte una procedura, cioè devi dare tutta la documentazione che dimostra che cosa è avvenuto, dai la tua versione, ma non la versione tua, dai una versione sostenuta da uno studio specialistico. E faccio un esempio: se è successo che qualcuno è morto durante un'operazione di cardiochirurgia, ci vuole sicuramente un cardiochirurgo, un medico legale e magari uno specialista, un infettivologo se c'è stata una qualche infezione. Quindi una volta che hai queste tre valutazioni, le hai messe insieme, hai costruito la tua azione, vai e ti presenti e dici: signori, questo è morto perché sono successe tutte queste cause nel vostro ospedale. Parte un'istruttoria per verificare se è vero, dopodiché c'è un comitato valutazione sinistri all'interno della struttura, fatto dalla parte amministrativa e dalla parte tecnica, con l'assicurazione se c'è, che valuta l'esistenza della responsabilità e la possibilità di chiuderlo in un modo cosiddetto bonario. Che cosa vuol dire? Chiuderlo in un modo bonario vuol dire: accetto che ci sia stato un errore, cerchiamo di trovare un accordo per chiuderla che sia soddisfacente per il paziente che ritiene di essere stato danneggiato, ha subito un danno, e correttamente per la struttura. Questo è il punto. Altrimenti finisci in una causa dove, allora, io dico, abbiamo sotto gli occhi una causa famosissima dove un povero soggetto, senza dire che senza valutazione sulla persona, però è morto, è stato fatto morire per tre cause completamente diverse. Parlo del Cucchi di Roma, no? Tanto per... Poi non ho informazioni dirette, ma da quello che si dice dai media, una volta è morto per una ragione, una volta è morto per un'altra, una volta è morto per un'altra ancora.
Quindi si entra in un ambito quasi di aleatorietà, in un ambito giudiziale, da quello che si vede, da quello che si sente dai mezzi di informazione, perché questa è l'informazione. Poi entrare dentro le dinamiche e questo non è semplice per noi mortali. No, io difatti continuo a dire, preferisco andare di persona o comunque e confrontarmi con la controparte, riportare le istanze del cittadino alla controparte, perché più che altro per dire questo non deve riavvenire, cerchiamo di migliorare la sanità per quanto possibile. Ecco, cosa c'è principalmente, Franco, da migliorare? Chiaramente tu segui tantissime persone con diverse casistiche e situazioni, però un qualcosa di ricorrente, un'ingiustizia più ricorrente o comunque un qualcosa che va assolutamente migliorato? Ma allora, assolutamente migliorato, quello che bisognerebbe migliorare la consapevolezza della necessità di farsi assistere dal medico. Ribadisco, il medico di famiglia è un baluardo della salute, è quello che svuota gli ospedali, perché se hai un medico di famiglia, se hai un medico come tutor che ti gestisce periodicamente la salute, l'ospedale si svuota. Perché? Perché ci sono meno emergenze e perché si evitano i peggioramenti repentini delle patologie. Quindi la cosa da trasmettere anche al cittadino è di puntare sul medico, dare fiducia al medico. È per questo che noi abbiamo cercato di coinvolgere i medici con i vari testi, con Medicina Sì, perché è un modo per ritrovare una fiducia reciproca e un accordo medico-paziente, perché non può aumentare il contenzioso con l'arroganza da tutte e due le parti, uno perché detiene il sapere e quell'altro perché esige la salute. La salute bisogna parteciparla anche da parte del cittadino. A parte lo stile di vita. Quello è chiaro, ma io ti chiedevo proprio da un punto di vista le principali ingiustizie, nel senso i casi principali. Malasanità, se vogliamo parlare di malasanità, ecco, anzi, siamo in un periodo di forte malasanità. Giustissimo, giustissimo. Allora, quelle che colpiscono di più e quelle che mi arrivano di più sono quelle all'inizio della vita e alla fine della vita. In un paese civile, la maggioranza dei cittadini nasce e muore in ospedale. Quindi la cosa più brutta è che colpisce il nascituro o colpisce l'anziano. E questo genera un senso di colpa e di frustrazione nei genitori o nei figli. Perché c'è quella che dicevi tu prima, la ritrovo nei miei clienti. È il cittadino che dice: non ho fatto quello che avrei dovuto, non ho protetto mio figlio quando è nato, non ho protetto mio padre quando è morto. E questo è un senso di colpa, ma non è un senso di colpa, perché mica l'hanno portato in mezzo alla strada, l'hanno portato in ospedale. Quindi se avviene qualcosa, perché? Avviene qualcosa perché questo è vecchio, questo è malato, cioè bisogna ridare valore anche alla persona. Se uno è malato, se uno oramai è a fine vita, deve comunque essere curato, il medico fa un giuramento. Purtroppo invece spesso è un po' un modo per, vabbè, tanto se ne va, e succede molto spesso. È lo stesso quando nascono i bambini, perché ora si ritorna a ridire, ma tanto le donne hanno sempre fatto tutto da loro e fanno benissimo, nascere i bambini nascono. No, non è tutto vero, perché non ci sono più le poi quante ne moriva prima, a parte questo, lasciamo stare. Noi dobbiamo curare il più possibile la popolazione, tutti hanno diritto ad essere curati. Questo è un principio nostro, della nostra società. Abbiamo una sanità che io tutto sommato credo sia una buona sanità. Magari potrebbe essere gestita meglio. E probabilmente la sanità è stata utilizzata troppo come strumento politico. Spesso è stata fatto l'ospedale vicino a casa per prendere voti. Anche dei tagli economici, Franco, nel senso anche dei tagli COVID, che tolgono soldi di qua e di là, chiaramente poi le cose non funzionano bene. Allora c'è sicuramente un flusso di soldi, quindi, ma il malaffare c'è dappertutto. Io
voglio pensare solo alla parte più buona. Quindi sicuramente, non lo so, io non ho elementi per dire esiste questo malaffare, non ce l'ho. Io vedo che ci sono tanti ospedali che funzionano bene, purtroppo però io vedo tutto quello che non funziona. Quindi vedendo quello che non funziona, credo che molto si potrebbe risolvere con procedure e attenzione migliori. Sicuramente ci sono state anche delle tendenze non troppo buone, come dare questa eccessiva fiducia al cittadino dell'onnipotenza della medicina. La medicina non è onnipotente, la medicina può fare molto con la partecipazione del cittadino, ma non tutto. Quindi non puoi strappare e dire mi riempio di pasticche, di iniezioni e mi salvo, no. Devi partecipare, devi gestire anche la tua patologia. Quindi la fiducia alla medicina può tanto, ma non tutto. Quindi il medico va aiutato. Ripeto, io credo abbiamo delle buone università, abbiamo dei buoni ospedali, abbiamo dei medici molto ben formati. Abbiamo un inquinamento, per così dire, esterno. Non ho notizie di inquinamenti di tipo economico, non ce l'ho, se ce l'avessi lo direi, ma queste rapporti di amicizia o di pressione, non so come dire, non è una cosa di malaffare, ma è più una tendenza culturale nostra di aderire a un'idea e quindi di seguirla e quindi di in qualche modo ci porta poi a far funzionare meno bene le cose. Forse c'è anche da restituire un valore al medico, magari gli è stato tolto, perché bisogna ridare valore al medico, non alla medicina, ma al medico. Ridare valore, cioè, perché secondo me c'è questo grosso contenzioso e questo scontento? Perché si sta dando sempre di più valore all'esame, al documento, all'immagine, agli RX piuttosto all'esame del sangue, e meno valore a quello che è il rapporto con il medico che ti visita e ti ascolta. Cioè, vi siete accorti ora i medici visitano meno? E c'è qualcuno che mi dicono, dice, ma sai, signora si spoglia, dice, perché mi visita? Eh sì, la devo visitare. Cioè, i vecchi medici erano molto più abituati a visitare, a toccare, a ascoltare, avere questo rapporto di quasi di entrata dentro l'essenza del fisica della persona. No, chiaro. E questo ora io credo che bisogna ristabilire questa fiducia, questo rapporto, anche attraverso una comunicazione che passa così, che passa nelle interviste. I libri purtroppo in Italia si leggono poco, però il libro diventa comunque un qualcosa che urla, che lancia un messaggio. Quindi io non mi aspetto che venga venduto tanto il paziente preparato, non me l'aspetto. Però mi basta che se ne parli e che il paziente e il cittadino pensi che può fare qualche cosa. Cioè, mi ha colpito molto in passato, quando si descriveva l'autismo la situazione nei campi di concentramento, no? Che le persone non potendo fare nulla si lasciavano andare in questo atteggiamento di remissione e di abbandono. Non ci si può lasciare andare alla medicina, bisogna partecipare alla propria salute, bisogna cercare di fare tutto quello che si può, rendendosi parte attiva anche con il medico, non contrapporsi o richiedendo al medico dammi la salute, non te la può dare. No, quello è fondamentale, credo. Ti avevo avvisato che io parlavo molto. No, ma a noi fa piacere che tu parli molto, Franco. No, questo credo che sia sacrosanto. Poi noi stiamo parlando anche a grandi linee, ad esempio ci sono medici fantastici, ci sono situazioni e situazioni. Ci sono anche a volte medici che hanno dimenticato il lato umano, ci sono medici che trattano i pazienti come numeri. Ti faccio un altro esempio, è molto diffuso anche questo, il paziente chiaramente si trova poi in queste situazioni. Vabbè, ma anche fra voi giornalisti ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, quindi questo è nell'ordine delle cose, ci sono preti buoni e preti meno buoni. È vero, però insomma, quando si tratta di salute poi le conseguenze sono molto gravi.
Vero, vero. Ma io non li giustifico, però è così. No, non è questo di giustificare, stiamo parlando cioè, proprio del ventaglio di quello che accade. Inizialmente tu per esempio hai detto i tre quarti delle situazioni non sono delle effettive ingiustizie poi gravi o reali, ma tanto è anche legato all'atteggiamento, poi al rapporto che si ha con il medico, no? Io ti chiedo ad esempio una cosa, ecco, il lato umano come il paziente viene trattato è sicuramente meno grave che un'ingiustizia legata a un errore che causa una perdita, una morte, questo è chiaro. Però ti faccio un esempio, non so, parliamo delle donne gravide, per esempio dei parti, spesso ancora le donne lamentano un trattamento non particolarmente delicato. Io per esempio sono stata una donna che ha partorito in piena pandemia e noi abbiamo vissuto veramente una situazione, ti assicuro, abbastanza al limite. Chi come me è stata fortunata, che ha fatto molta più fatica, che non è stata ovviamente assistita, però è andato tutto bene, la può raccontare. C'è qualcuno che il bambino gli è morto nel letto accanto perché non riusciva più a guardarlo. Ecco, noi siamo state abbandonate sole a noi stesse. Allo stesso modo, tante donne extra pandemia non sono state trattate delicatamente in ambito gravidanza, parto, sala parto e quant'altro, perché ancora, come dicevi prima, ma sì, la donna partorisce da sempre, non c'è nessun problema. Quindi ok il danno che è più grave, che porta all'errore, alla morte, ma anche l'aspetto psicologico di una persona, quando il medico perde l'umanità, quando non usa la giusta, come dire, il giusto modo, eccetera, che può lasciare uno strascico psicologico. Vi occupate anche di questo? Perché anche la psicologia, certo, del paziente è importante. Ma c'è, questa è la base, l'ascolto e la comprensione, ma hai toccato un lato che è importantissimo e che non sempre emerge, che è quello che il paziente che entra in ospedale perde la libertà e spesso la dignità, perché nel momento che ti alzano le sbarre, ti mettono il catetere, ti mettono un braccialetto, ti piantano l'ago nella vena, e sei nelle mani di qualcun altro. E allora, da quel momento nessuno può più fare da cuscinetto tra te e chi ti controlla. E quello è un momento terribile, perché è lì che mi arrivano i casi peggiori. Persone trovate poi in quelle condizioni fredde, cioè morte da ore. Persone, per fortuna sono pochi i casi, perché non succede sempre, ma ci deve essere la consapevolezza che la perdita della propria libertà, della propria autonomia, è un momento estremamente importante per la persona, ma è estremamente importante per tutti. Ma nella donna che partorisce è ancora un elemento importantissimo, perché ne va proprio di un elemento psicologico profondo che entra proprio nell'essere della donna. E prima dicevo in un'altra situazione che, per esempio, una delle cose che colpisce nel parto è spesso la non attenzione alla lacerazione o all'episiotomia, che quelle sono cose estremamente importanti, perché devi salvaguardare la salute del bambino, devi salvaguardare anche la salute della donna. Perché non si parla solamente della sfera sessuale né della lacerazione, si parla anche poi di disturbi più importanti nella funzione fecale. Quindi ci sono tutta una serie di attenzioni che non sono meramente psicologiche, ma che l'attenzione nel rapporto con il paziente lo può aiutare a superare quell'impatto del traumatico anche e pericoloso, e a comprendere anche quando la situazione passa il limite e deve intervenire. Uno dei problemi è il taglio cesareo, perché ci sono varie scuole, c'è la scuola che per certe ragioni fissiamo il cesareo, punto, poi c'è la scuola, no, cesareo in extremis. C'è nel mezzo, c'è il cambio di turno, il sabato che ci sono meno persone, a parte la pandemia. Mai, si dice mai, mai andare in ospedale, mai sentirsi male di sabato, di domenica, giorni di festa, per Ferragosto e per Natale. Quindi perché? Perché allora ti va giù l'attenzione, quella urlavo e mi dicevano le donne hanno sempre partorito, c'è bisogno di fare tutta questa storia qui, fino a che poi è accaduto il turno, si sono allarmati subito, cesareo d'urgenza e bambino. E quindi sì, è questo, che cosa c'è di più traumatico?
dicevo prima. E le donne, non solo questo, ma voi donne avete un picco, se voi guardate l'Istat e i ricoveri, vedete che c'è la nascita, uomini e donne in ospedale. Poi le donne nella pubertà, nell'età fertile, hanno un'incidenza di ospedalizzazione molto forte, perché il vostro sistema genitale vi porta più spesso metrorragie, problemi ovarici, vi porta più spesso al ricovero e anche a interventi, anche se molto semplici. Quindi è molto sentita dalle donne il problema dell'ospedalizzazione, della dignità, della libertà. E spesso che cosa si fa? Si va nella clinica privata, ma non è giusto. Certo, non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere così. Franco, grazie per aver risposto a tutte queste domande, ma tanto è in questo libro che ovviamente noi consigliamo l'acquisto e la lettura, c'è tanto di quello di cui abbiamo parlato, ma c'è anche tanto altro. Ti chiedo come si fa per chi ha bisogno del vostro prezioso aiuto, del tuo, del vostro, di quello appunto dell'associazione, ad essere seguiti da voi, a contattarvi. Diamo qualche dritta. Questo io ho un sito, si chiama Franco Stefanini, la Coroca, Medicina Sì, sono tutti siti, possono attraverso il sito ci scrivono e saranno sicuramente ascoltati. Noi facciamo dell'ascolto proprio il nostro punto di maggior interesse, perché proprio attraverso l'ascolto che si comprende e che si può anche aiutare, perché spesso dire e far valutare è un percorso terapeutico e ti permette anche di superare quell'impatto traumatico che uno ha subito, capire se si può fare qualcosa o non si può fare nulla, proprio perché guarda, quelli che vengono da noi in genere non vengono mai per dire voglio qualcosa, ma voglio che questo non riaccada ad altri, proprio per un dolore interno. Certo, questo... è un dolore maturato che comunque poi è la volontà e la forza di fare in modo che non succeda mai più, e l'ascolto è fondamentale ed è anche una cosa importantissima poi anche per liberarsi, oltre che per dove si può essere aiutati, chiaramente, quindi anche complimenti per quello che fate. Quindi guarda, mi scrivano pure, vadano pure sui nostri siti Franco Stefanini o Coroca e saranno ascoltati. Fantastico, grazie Franco. Un abbraccione. Ricordo ai nostri amici a casa, paziente preparato, paziente salvato, guida pratica per tutelare e proteggere il diritto alla salute. Edizioni Jolly Roger, collana Medicina Sì, per Altin TV Franco Stefanini. Grazie Franco, è stato un piacere, alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Anche al direttore, ciao!